Non manca lo scontro all'indomani della sentenza del ricorso al TAR presentato dall'associazione Autismo Fuori dal Silenzio. Sulla questione è intervenuto l'esponente politico paganese Massimo D'Onofrio, che ha parlato di un ricorso organizzato a dispetto di una parte della città, specificando però di non essere a conoscenza dell'identità della Ollus. Rispondono a muso duro i referenti di Autismo Fuori dal Silenzio, che respingono con decisione ogni forma di strumentalizzazione. Non c'è rabbia nei confronti, c'è solo delusione nei confronti del respingimento del ricorso, perché quando si fa un'azione legale si può vincere e si può perdere e bisogna anche saper perdere. In questo caso è toccato a noi e va bene così. L'amarezza viene fuori dalle affermazioni che sono state fatte ieri e che non possiamo assolutamente far passare come normali. Sono state fatte delle insinuazioni della più becera specie. Insinuare che siano stati fatti degli accordi col comune, col sindaco, una Ollus che difende i bambini, una Ollus fatta di genitori che vivono tutti i giorni una difficoltà così grande che noi non auguriamo a nessuno di vivere, possiamo fare degli accordi col comune di Pagani e col sindaco per portare avanti cosa? Un ricorso, ma questa è una cosa che a noi non appartiene. Noi siamo stati chiamati diverse volte a candidature, a quant'altro. Io ho sempre declinato, perché ho detto i miei bambini, perché io li chiamo i miei, perché mio figlio per me è esattamente uguale a tutti i bambini dell'associazione e tutti i bambini che hanno delle problematiche. Io vado avanti per la disabilità, non per difendere o andare contro il comune come qualsiasi altra persona o struttura pubblica. Io questo non lo posso accettare. Potevo accettare se la critica e l'accusa erano stati fatti a me personalmente, Maria D'Angiolillo. Io sono Maria D'Angiolillo, io sono amica di chi voglio io e l'amicizia non significa insinuare che ci siano degli accordi e dei sotterfugi. Quindi io da Maria D'Angiolillo come persona faccio quello che voglio della mia vita e non devo dare giustificazioni a nessuno. Io, Maria D'Angiolillo, da vicepresidente dell'associazione Onlus Autismo Fuori dal Silenzio, sono per una rettitudine morale che va fuori e oltre ogni limite. E chiunque mi conosca e chiunque conosca Alfonso, che è il presidente, sfido a venire pubblicamente a dire quando e come siamo scesi a compromessi con qualcuno. I compromessi sono qualcosa che non ci appartengono nella maniera più assoluta. Noi andiamo avanti per i nostri figli, noi andiamo avanti per i bambini e non ci fermiamo né oggi e né mai. Una battaglia di idee che mi vede contrapposto insieme a tanti amici alle scelte del sindaco, il quale, piuttosto che assumersi le proprie responsabilità, allorquando l'ASL lo invita a chiudere le scuole, poteva tranquillamente esercitare il suo diritto di mantenerle aperte. Invece chiude le scuole, scarica la responsabilità sull'ASL e contestualmente invita in modo subdolo qualcuno a ricorrere, tifando per la sconfitta, diciamo, di se stesso fondamentalmente, perché è lui che ha firmato quella ordinanza. Un atteggiamento ambiguo che io ho contestato, anche perché in modo sospetto ho visto che il comune, pur essendo stato senz'altro in virtù del diritto processuale informato di questo ricorso, non si è costituito in giudizio. Quindi il sindaco non è stato imparziale. Se voleva aprire le scuole e tenerle aperte, doveva avere il coraggio delle scelte, oppure lasciare ovviamente decidere alla città, come è stato fatto con un ricorso legittimo di un'associazione. Io ho scritto e ho detto l'associazione amica del sindaco perché avevo il sospetto che potesse esserci anche la sua mano diretta. Non è così, io mi scuso con la Onlus ricorrente, che tra l'altro, come dire, notoriamente ho sempre sostenuto, come sostengo tutte le associazioni di questo territorio, ma non è uno scontro tra me e l'associazione. Il tema è perché il sindaco chiude le scuole, forse se ne pente, diciamo, della scelta e chiede di fare ricorso contro la sua stessa ordinanza. E perché il comune, a cui è stato notificato ovviamente questo atto, non si costituisce in giudizio? Sono atteggiamenti e scelte che io legittimamente contesto, dove non vedo assolutamente chiarezza e soprattutto rivendico con forza il diritto di chiedere al sindaco di essere il sindaco di
tutti, perché qui si parla della salute dei bambini, nessuno di noi è il depositario della verità assoluta, ma soltanto i tecnici, in questo caso gli scienziati, possono stabilire cosa è meglio, se aprire o chiudere le scuole. Noi siamo del parere che le scuole vanno chiuse a tutela e soprattutto dei più deboli. Pertanto, lungi da me intentare una polemica con un'associazione, io parlo anche in difesa dei diritti di quelle associazioni, di quei bambini che hanno maggiori difficoltà, perché ritengo che oggi andare a scuola potrebbe diventare un rischio per i bambini, per i docenti, per i genitori e per la società.